Ciao a tutti ragazzi, eccoci finalmente giunti ai quarti di finale del torneo Novi agguantati in extremis. Dopo un po' di partite difficoltose ce l'abbiamo fatta. Oggi affronteremo la squadra che vince da 4 anni di fila il torneo Novi e che ci ha battuto l'anno scorso in finale per 2-1. Quindi dobbiamo assolutamente rifarci e per l'occasione sono tornati dei rinforzi che non sono riusciti a venire fino ad adesso le partite scorse. E in più avremo anche il due volte pallone d'oro di YouTube Italia, Of Samuel che è appena arrivato. Intanto andiamo negli spogliatoi per iniziare a respirare un po' il clima partita. Eccolo! Da troppo tempo che non ti vedo, voglio merda! Ma lo sai che quest'oggi tutte le aspettative sono riposte in te, Of Samuel? Cercherò di fare bene, nel senso, ci proverò. Il mio protagonista è lui, ragazzi. È lui! Io sono un appoggio! Ti abbiamo chiamato per un motivo. Allora. Abbiamo bisogno qua. Allora. Calma. Io oggi ci sono, ma sono qua ad aiutare Fabio a portarsi avanti questo torneo. Però perché dobbiamo arrivare meno in semifinale. Perché non è d'obbligo, semifinale è d'obbligo. Se passiamo forse sono anche semifinali, dipende da come siamo messi. Però dobbiamo fare bene oggi, quindi dobbiamo sottovalutare gli avversari perché mentre sono forti. Vincono il torneo da 4 anni di fila. Vincono il torneo da 4 anni di fila. Porca miseria, allora sono ben in finale. Siamo il più Fabio Di Mauro, ci siamo. Poi mi ha detto che c'è lui che fa sconfitto. Ti abbiamo messo aspettative, no, Nick. Io, aspettative no, hanno detto che oggi la partita la risolverà lui. Numero 3. Allora ci siamo. Dai. Lui è il portiere ex Juve che è venuto a prenderne 10 oggi di nuovo. No, mi sembra pronto. Ha mangiato tanto riso col pollo. È d'obbligo mangiare riso col pollo, mi raccomando. Tu hai mangiato riso col pollo? Sì. Eccolo, il capocannoniere dell'FDM Team, ma spoderato dal podio Fabio Di Mauro. Come ci si sente a fare il protagonista in questa squadra? Molto bene, però non è ancora finita, quindi aspettiamo la fine per decidere, dai. Oggi quanti ne farai, nonostante la difficoltà della partita? Ricordiamolo, i campioni in carica da 4 anni. 2 minimo li faccio, sono sicuro. Poi ho, di più meglio. Tra l'altro primo torneo assieme per FDM e Of Samuel. Non avete mai giocato assieme? Contro neanche. Quali sono le tue vibes prima dell'inizio di questa partita vincente? Positive. In erba? Sì, perché ci hanno giocato un bel po' di squadre. Cerca le giustificazioni, l'organizzatore. No, dai. Prima l'ha chiamato l'Old Trafford, quanto è bello, sì. Sembra San Siro, ma dice ci hanno giocato tante squadre. Broderie, off camera Samuel mi ha detto che non vede l'ora di vederti perché ha alte aspettative su di te. Sei grande, mi fa piacere, io... Forma fisica sappiamo tutti qual è, purtroppo non sono al 100%, provo a contribuire con quel che riesco. Bro, ma te fai la differenza da fermo, bro. Che cazzo è sta mentalità, bro? Te puoi giocare da fermo e fare la differenza se vuoi. Fratello, però purtroppo anche queste ultime volte, non potendo calciare in porta, se gioco davanti, cosa faccio, hai capito? Non posso farti di tanto. Allora giochi dietro e metti le palle in testa a tutti. Oggi giocherò dietro ascoltando il consiglio che mi avete dato l'altra volta perché non avevo tenuto in considerazione questo aspetto. Secondo me posso aiutare molto di più la squadra dietro che davanti, non calciando. Sono ragazzi che nei tornei si vincono calciando in porta, quindi oggi è così. Poi abbiamo una bella rosa, finalmente siamo tutti, come ti dicevo. Il problema è che è la prima partita che ci siamo tutti insieme e quindi è da vedere. Speriamo di fare bene. Siamo un po' tantini, giocheremo un po' chi di più, chi di meno. Come dicevo prima, loro tre che si conoscono giocano dietro insieme. Poi subito dopo giriamo, partiamo a tre dietro, uno in mezzo e due davanti. Raga, quei due davanti, top, per favore. Quanto sta bene assieme la maglia FDM comunque? E allora benvenuti al quarto di finale di questo torneo Novi, dove l'FDM Team si vedrà di fronte l'Ittica Rosolina, una partita da non sbagliare contro un avversario che l'anno scorso vinse in finale proprio contro la squadra di Fabio e compagni per 2-1. Sono tra l'altro coloro che detengono il titolo di questo torneo da ben 4 anni. E allora vediamo come si comporterà la squadra in camisetta nera col possesso di Pressato che va da FDM, che vuole tornare dal 7, poi vince un impallo in destro di Fabio, parata e poi traversa la palla, praticamente danza sulla parte alta della porta. Rivediamo anche qui dal nostro replay, fortunatissima l'Ittica Rosolina, un FDM è partito subito a razzo che ora cerca di giocare la sfera per Of Samuel. La palla è ancora viva con Iazzetta che prova a metterla al centro, ma riparte Querella dalla parte opposta con la 8 che larga il gioco a sinistra per Panzetta, dietro per Fregnani che non riesce a superare Costantino, per fortuna dell'FDM Team. E allora Lettieri dalla parte opposta danza contro un avversario che cerca di contenerlo ma non ci riesce. Passa sempre Lettieri, sterzata verso l'interno, cerca una soluzione. Ha chiesto troppo, forse anche a se stesso. Riparte Lotto, Iazzetta lo ferma. Cartellino giallo, il primo di questo match per il numero 11 dell'FDM Team.
E allora prova adesso a rispondere ancora una volta a Littica Rosolina, che cerca spazi, un po' di confusione, un paio di rimpalli, poi la palla finisce a Fregnani che cerca la sfera al centro, il 13 a rimorchio per il 4, FDM, chiusura difensiva perfetta in questo caso. Costantino intanto palla tra i piedi e la gioca dentro per Lettieri, che si propone e viene a fare gioco, viene a provare a disegnare calcio e va in avanti poi per Pressato, che gestisce bene questa palla, si porta a casa un calcio di punizione, cartellino giallo anche per il 9 avversario. Dunque sempre il 70 dalla sua mattonella, cerca di calciare, tiro rimpallato dal 13 che va proprio dal numero 11, prova a sprintare, non riesce però a superare sempre Lettieri, che favorisce l'inserimento di Off Samuel, da questi appressato ancora dentro per il 70 che carica la conclusione. La palla si perde però a lato, Querella. Palla in avanti per il suo attaccante, sponda per Panzetta che torna dall'11. La chiusura di Monti però provvidenziale, cerca poi una soluzione, la trova in Costantino che se ne esce dal basso con Lettieri. Dunque Pressato che lascia Off Samuel, che difende la sfera sull'attacco di Fregnani. Dunque Iazzetta cambia gioco e va tutto a sinistra dove c'è FDM. Ottimo lo stop, supera Querella, poi si allunga troppo la sfera. Esce il portiere dell'Ittica che la fa sua. Dalla parte opposta risponde subito Panzetta, la sponda per l'11, dunque Fregnani che cerca una soluzione, ancora Fregnani! Costantino vola e devia in calcio d'angolo, parata monster da parte del portiere con la 1 dell'FDM Team, ma sarà calcio d'angolo. Fregnani sempre per l'11, poi il 10 a rimorchio per il 9 che prova a girarsi, fa sportellate con Pressato, dunque Panzetta contro FDM, la scodella sul secondo palo, arriva Monti che si rifugia in fallo laterale. Ancora Littica Rosolina che si proietta in avanti, buona fase della partita per i giocatori in maglia blu. La conclusione però del 4, si perde ampiamente alta sopra la traversa. Iazzetta prova a ripartire, va a pescare a destra Off Samuel, che cerca l'inserimento di un compagno che non arriva, allora cambia campo e va a sinistra da FDM. Ancora il 9, sfida Querella, il doppio passo e poi il suo sinistro alto. La palla gli salta poco prima di calciare, nulla di fatto. Mentre Littica Rosolina si proietta nuovamente in avanti con Fregnani che cerca l'imbucata. Fabio Di Mauro lo chiude, partita preziosa del 9 in camisetta nera, in fase difensiva ancor più che in quella offensiva. Sventagliata in avanti dell'Ittica sempre per l'11 che cerca l'imbucata e prova a bucare Costantino sul suo palo, che gli dice però di no. Ancora Fregnani, ora in possesso, che scambia con un compagno. Torna poi dal 3 perché l'FDM è schierata benissimo difensivamente parlando, allora cerca il pertugio giusto, sempre il 3 che allarga il gioco a destra per l'11, ci sono un paio di giocatori al centro e va da Fregnani che sblocca il risultato e porta avanti i suoi. L'anno scorso fece la rete del 2-0, quest'anno ne fa un'altra che sblocca una partita che sembrava equilibrata, almeno fino a questo istante. Adesso tutto da rifare per l'FDM Team, serve forza psicologica per reagire, ma perde il possesso Calai, attenzione alla ripartenza ancora della squadra in camisetta blu, Capatti! Chiusura preziosa ma sarà calcio d'angolo, Fregnani sul secondo palo, scodella. Nulla di fatto e adesso può ripartire l'FDM Team con tranquillità. E con il giocatore fondatore di questa squadra, Fabio Di Mauro, che cerca le finte, tutti gli spazi sono intasati, cerca di crearsi dunque il pertugio giusto. E lo fa, calcia, ma il tiro è telefonato per l'uno dell'Ittica Rosolina. Iazzetta sfoga a destra sempre per FDM, l'inserimento di Jean-Pierre lo vede il 9 che va dal 77, chiusura difensiva dalla parte opposta. Sarà calcio d'angolo con Iazzetta che va sul secondo per Calaia di testa, trattenuto da Fregnani, para. L'uno dell'Ittica Rosolina, ancora Jean-Pierre dentro per il 30 che cerca FDM, lo stop per il sinistro, ancora una volta a dire di no il portiere in camisetta orange, Calaia cerca Fabio che lascia scorrere, poi Jean-Pierre strozza un po' la conclusione, è rimasto a terra anche il 3 che ora si alza. Costantino in avanti per Calaia che cerca di difendere questo pallone, non ce la fa, poi arriva Fabio Di Mauro in copertura e a far gestire il possesso per i suoi, affidando la sfera a Capatti. Il 3 in avanti sempre per il 4, Fabio chiusura ancora una volta in fase difensiva e adesso fallo laterale sulla tre quarti per l'FDM Team, mentre riparte già la squadra in camisetta nera, calcio di punizione conquistato da Nick alias Abracalaia. Sul punto di battuta troviamo Iazzetta che attende solamente il fischio del direttore di gara, parte l'11 che calcia sulla barriera, ancora Iazzetta dentro Molara che si divora la rete del potenziale 1-1.
La palla sibila vicino al palo e si perde sul fondo, ma non c'è più tempo perché è già passato l'unico minuto di recupero disponibile. È concesso dall'arbitro, si va a riposo sull'1-0, ma è tutto pronto già per la ripresa, con Abrakalaya che parte all'indietro affidando la sfera proprio a Molara, giocatore che ha sfiorato in maniera più sensibile la rete che sarebbe potuta valere l'1-0. Attenzione intanto a Panzetta che poteva forse calciare, non l'ha fatto. Allora ancora il 13 insiste, gioca dentro per Fregnani. Costantino c'è, off Samuel, riparte e vada pressato da questi a Walid che torna dal 7 che calcia l'1 in due tempi e con un brivido dietro la schiena fa sua la sfera. Costantino a destra per Monti che cerca una soluzione, vince anche un rimpallo dopo un passaggio forzato, poi off Samuel forse con un fallo, non secondo il direttore di gara. Riparte il 4, attenzione scopertissima l'FDM Team, la sfera giocata al centro per un compagno che non riesce a raggiungere il pallone, fortunatamente per l'FDM Team che riesce a rimanere a galla, ma la palla del potenziale 2-0 è stata viva più che mai ora per l'Ittica Rosolina. Intanto Pressato riconquista la sfera, attenzione, Matteo Pressato segna la rete dell'1-1, gol sbagliato, gol subito, l'uomo della provvidenza per questa squadra, Pressato che ne fa un altro. Sicuramente un giocatore dal fiuto del gol non indifferente e ristabilisce le gerarchie della parità, rende viva una partita che poteva essere uccisa pochi istanti fa. Adesso invece l'FDM Team ci crede più che mai, Samuel, copertura preziosissima, perché se non ci fosse stato lui in questo caso avrebbe potuto calciare indisturbato il giocatore dell'Ittica Rosolina, mentre Querella ci crede ancora, gioca al centro, un rimpallo, poi la palla è viva, allontana Molara di testa, calcio di punizione per l'FDM Team, mentre Allen Calaia cerca la verticale sbagliata. Allora attenzione che l'FDM Team rischia un po' troppo là dietro, Molara spazza, off Samuel controlla la sfera e la tiene lì, poi cerca il sostegno di un compagno che non arriva e riparte allora l'Ittica Rosolina. Attenzione perché è 2 contro 2 con il possesso sempre dei giocatori in camisetta blu. Sbaglia però l'appoggio l'attaccante. Allora riparte Fabio Di Mauro che sprinta, fa fuori un uomo, ancora il 9, si appoggia per off Samuel. A sinistra c'è Lettieri, lo vede il 10, ancora il 70 che incespica un po' col pallone, ma riparte ancora una volta Fabio con Costantino, pressing alto dell'Ittica Rosolina, se ne esce dal basso però l'FDM Team con Di Mauro, Allen Calaia e conseguentemente Lettieri che prova a insistere su quella fascia. Ha fatto male durante il primo tempo, vediamo se riuscirà anche nel secondo. La sfera giunge dunque ad Abrakalaya che torna dal 9, che cerca ora una soluzione, allora va a destra per Molara. Calaia cerca la palla ancora di ritorno per il 22 che calcia Mura Querella, poi mette la sfera a lato Nick Calaia perché il numero 8 dell'Ittica è rimasto a terra. Bella fase del match con entrambe le squadre che vogliono vincere, il 9 avversario si proietta in avanti ma è chiuso da Abrakalaya che fa ripartire il 22. Molara messo giù dall'8 avversario, attenzione cartellino giallo, nonostante fosse ultimo uomo Querella è stato graziato dall'arbitro. Un giallo al limite del rosso, intanto ci prova anche Lettieri ma spara alta sopra la traversa, possesso FDM, sta prendendo coraggio e coscienza dei propri mezzi. Fabio così come tutta la squadra, lo scambio con Calaia, ancora Di Mauro, la parata super del portiere con la 1 avversario, Iazzetta dalla bandierina, gioca al centro per Calaia, di testa per il cugino Allen che prova a calciare la parata, poi ancora Abrakalaya, in due tempi si salva il portiere in casacca arancione. Per fortuna dell'Ittica Rosolina è stato fischiato anche un fallo, assai dubbio in attacco. Si può distendere ora appunto la squadra di Fregnani e compagni, il possesso del 10 a cercare la verticale. Perde il possesso Panzetta ma poi lo riacquisisce e larga il gioco a destra per Querella. Lo sguardo al centro dell'8 che cerca in un primo istante il cross che poi non trova, lo cerca in un secondo Fregnani di testa a lato e allora l'FDM Team ora può ricomporsi. Sfera lunga per l'11 che prende la palla in mano senza il consenso del direttore di gara che non aveva fischiato la punizione. E allora Iazzetta calcia, Querella così e così, ancora l'11, ancora una volta l'1, impresa sicura a far ripartire i suoi. La palla in avanti, Capatti allontana, la sfera giunge dunque ad Abrakalaya che mette il fisico, allarga il gioco a destra per Fabio Di Mauro che torna dal 30, ottimo momento della partita ora per l'FDM Team. Calaia torna all'indietro da Monti che scodella direzione Lettieri, la palla è buona per Abrakalaya, lo stop di petto, avanza sempre Nick il suo destro, la parata incredibile dell'uno dell'Ittica Rosolina vicinissimo
al gol del 2-1, Abracalaia non è riuscito a trovarlo. Capatti sfoga a destra per Pressato, l'autore della rete dell'1-1. Cerca la seconda di rete, che in questo caso non arriva. Abracalaia si aggancia con un avversario, ancora Nick, ottimo il lavoro, poi gioca per Pressato, il tiro, la parata dell'1, poi Calaia! Fuori! Incredibile! Cosa abbiamo appena visto? Salvataggio incredibile del giocatore dell'Ittica Rosolina. Fischietto in bocca per il direttore di gara e non c'è più tempo. Finisce 1-1. Si andrà agli shootout. 6 secondi per poterli battere. E adesso i due capitani stanno facendo testa o croce per decidere chi partire e dove attaccare. Parte Fregnani, l'autore della rete dell'1-0. Attenzione il 10, che calcia Costantino! Para! Lo ipnotizza così. E adesso si può subito portare avanti l'FDM Team. Il primo shootout è affidato a Molara con la 22. Parte il giocatore dell'FDM Team che supera il portiere e calcia e la insacca così. È vantaggio per la squadra di Fabio Compagni. Vediamo la bellissima finta di direzione, lo strappo e nulla ha potuto il portiere dell'Ittica. Intanto l'11, probabilmente l'MVP dei suoi, prova a far fuori Costantino e ce la fa. Poi calcia a lato e adesso può essere duplice vantaggio per la squadra di Fabio qualora segnasse Walid, che è pronto a partire, avanza velocissimo, prova ora a calciare, ipnotizzato dall'uno avversario che para col piede sinistro. E adesso può rimettere le cose a posto l'Ittica Rosolina col 5, che calcia, tocca Costantino ma non basta, rientra in partita la squadra blu con la rete realizzata dal 5. Ma ora c'ha l'opportunità Abracalaia di portare nuovamente i suoi. Ancora Nick, il doppio passo, fa fuori il portiere. Nick Abracalaia fa scoccare la freccia, non la faceva partire da un po' di tempo, ma quest'oggi ci è riuscito in un match delicatissimo. È tornato l'arciere, ma torniamo in campo perché non è finita. Parte il 6 dell'Ittica che pensa alla conclusione, che prova Costantino, lo ipnotizza. Adesso c'ha due match point l'FDM Team per chiudere i giochi, che anche qualora non segnasse potrebbe farlo comunque il turno successivo, sempre ammesso poi che l'Ittica segni. Parte intanto FDM contro il portiere avversario, il 9 si sposta la palla sul sinistro, ipnotizzato, non perfetto, abbiamo visto che non ha accelerato come di solito fa in Got League, ma attenzione che questo è un pallone decisivo, se sbaglia l'FDM ha vinto e sbaglia Querella. Costantino addirittura la blocca e spedisce i suoi direttamente in semifinale. Inutile battere l'ultimo shootout designato ad Off Samuel, dispiace per il content ma felici per la seconda semifinale in 2 anni. Allora, eccoci nel post partita con FDM e Off Samuel. L'abbiamo cacciato coloro che hanno vinto il torneo per 4 anni. Sì. Parliamo a basso voce perché sono qua. Mi ha fatto veramente piacere, mi sono divertito. Bella bella squadra, sincero, bene. Livello molto molto interessante. Inizialmente siamo partiti un po' in salita perché abbiamo preso quel gol che secondo me ci ha ammazzati nel loro momento più buono, perché loro stanno giocando veramente bene. Poi psicologicamente siamo saliti e poi siamo saliti in cattedra. Abbiamo vinto di veloce. E ci abbiamo... Sono soddisfatto perché abbiamo giocato tutti bene. Abbiamo giocato da Dio. Sì, cioè... abbiamo giocato tutti bene, cioè chi di più chi di meno, ma la cosa è che chi ha giocato meno bene, non è che ha giocato meno bene, che non si è risaltato, semplicemente perché ha giocato a calcio. Cioè il fatto che gioca due tocchi, tre tocchi, magari non si è visto che ha dimostrato questa cosa, ma abbiamo giocato tutti a calcio. Quindi questo è l'importante. Poi... devastante. Anche questa cosa dei shoot out è il primo torneo forse che è diverso dagli altri. Sì. Rischioso, okay. Rischioso perché interessante, tosto allo stesso tempo. Nick, vuoi insegnare a Fabio come si battono gli shoot out? No. Aia. Non voglio insegnarglielo perché ho imparato da lui, quindi non posso. Guardando l'ingoto, imparato da Dio. Perché Sam non ha battuto lo shootout? Io volevo che battesse lo shootout. Perché l'ultimo ero io, quindi mi sono messo d'accordo con Fabio e mi ha detto: Fabio, sbaglia. No, aspetta, io Fabio, sbaglialo, così poi lo tiro io. Infatti, lui hanno sbagliato anche loro. Invece, hanno sbagliato anche loro. Cioè, non era previsto che loro sbagliassero. Dovevamo concludere noi con Sam che faceva gol. Oh, anzi, chi paga da bere? Lo sponsor? Vai, ci sta, stasera paga lo sponsor. Dai, per una partita così. E dalli al popolo! Cazzo!